10 cose da fare a Lisbona in un giorno. Siamo arrivati in tardo pomeriggio nella nostra casetta in centro, prenotata su Airbnb. Per cena siamo andati da Club de Fado e mentre cenavamo con piatti tipici portoghesi, abbiamo assistito a uno spettacolo di Fado, che è la musica popolare portoghese. Consiglio di prenotare online con molti giorni di anticipo perché c'è tanta richiesta. L'indomani abbiamo visitato il quartiere di Belem che dista 8 km dal centro. Potete arrivarci con il tram 15E da Prasa di Figuera. Oltre alla torre di Belem c'è il Monumento delle Scoperte, una caravella gigantesca in cemento e pietra con statue di personaggi storici, tra i quali Vasco de Gama che scoprì il cammino marittimo per l'India, Pedro Álvares Cabral che scoprì il Brasile e Fernando Magellano, il primo europeo a circumnavigare la Terra. Bellissima la vista sul fiume Tago, con il ponte rosso del 25 aprile e la statua del Cristo Re in lontananza.